ennesima denuncia di quelle che veramente fanno epoca. Fanno epoca anche perché nel disinteresse generale, nell'ignoranza, nel pressapochismo, la delinquenza politica veramente ci sguazza. Sguazza alla grande. Ecco, ma noi comunque li abbiamo denunciati. Noi li abbiamo presi col sorcio in bocca, e col dito in culo. Allora, che succede? Succede che questa è la quarta della serie, la quarta denuncia che facciamo. Perché? Perché nel silenzio più assordante e più spaventoso e terrificante che possiate immaginare, presuntuoso comunque, incoerente, presuntuoso, illegale nella sostanza, servile, i nostri signori governanti, a partire dal cosiddetto Presidente della Repubblica, a finire col cosiddetto Presidente del Consiglio dei Ministri non eletti da nessuno, che esatto, stanno lì, come ha detto la Corte Costituzionale, del tutto usurpativamente da ben 9 anni. Ci abbiamo avuto 5 governi, tutti abusivi. Allora, non lo diciamo noi, lo dice la Corte Costituzionale. Lo dice la Corte Costituzionale e la Consulta. Allora, è mai possibile che questi figli di puttana non se ne vadano a fare in culo immediatamente, come prescrive la Costituzione all'articolo 136, che quando c'è una sentenza della Corte Costituzionale entro 24 ore deve essere eseguita? Quindi la prima cosa che dovevano fare questi figli di puttana è dimettersi immediatamente e rassegnare appunto le dimissioni e indire immediatamente nuove elezioni in base al sistema Porcellum, quello che c'era precedentemente. Allora, è mai possibile che nel sistema proporzionale che c'era prima del Porcellum, quello previsto dalla Costituzione, fra l'altro. Allora, la cosa incredibile è che non hanno fatto questo, ma addirittura senza colpo ferire, senza dire assolutamente nulla a nessuno, i giornali sottacciono servilmente, le televisioni non ne parliamo. Che cosa è successo? È successo che il nostro caro governo Renzi, insieme a quel figlio di puttana, di figlio bastardo, appunto figlio di puttana, di grande madre troia, di decine di generazioni, non di qualche generazione, decine di generazioni di troie, che ha partorito quel tal Napolitano, no? Esattamente. Quel tal Georgius I, esatto, di Savoia, il quale si è permesso di raccontare un sacco di cazzate nel corso della sua storia politica, ma le cose vere non si degna mai di accennarle minimamente. E nel silenzio più totale, come dicevo, che cosa è successo? Che il nostro caro Renzi, e poi a seguire tutta a cascata tutti i vari infami amministratori di questo pseudo-stato, hanno stravolto la Costituzione. No, l'articolo cosiddetto articolo quinto, di cui hanno parlato per mesi, per anni addirittura, finché alla fine l'hanno comunque, diciamo, stravolto. Siccome però questo articolo qui, l'articolo 48 della Costituzione, non potevano toglierlo né stravolgerlo, perché è uno dei diritti fondamentali, il principale diritto fondamentale della vita democratica e statale di una società che si dice democratica, no? Libera. Allora, che cosa c'è di più libero se non questo? Cioè il voto è libero, aperto a tutti, deve essere disponibile, non vincolabile, non recensibile, eccetera, eccetera. Allora, tutto questo, i signori, con la scusa di abolire le cosiddette province, il che non è vero, perché hanno abolito solo 10 province, le 10 province delle 10 maggiori città italiane, e l'hanno abolito, per modo di dire, come al solito in Italia non si abolisce nulla, come dicevamo prima. Soprattutto anche quando c'è una struttura burocratica, certo, che rimane, anche nelle città metropolitane rimane una struttura burocratica, certo, delle province. Parlavamo prima della carboneria, uno pensa cosa del 1820, no? Invece no, la carboneria esiste tuttora. Solo che nessuno ne parla, nessuno dice. Perché è ancora più segreta della massoneria. Certo. Ecco. Allora, per tornare a Fagiuolo, con la U,
quindi che c'è da dire? Che i nostri cari governanti, a partire da Matteo Renzi, il Parlamento tutto, il Presidente della Repubblica e poi i presidenti delle regioni pure, per gli mortacci loro, i presidenti delle province, gli stramortacci loro, che cosa fanno? Invece di insorgere per una violazione così eclatante dell'articolo 48 e altri della Costituzione, che cosa? Non dicono una sola parola. Tant'è che questi signori, a cominciare dai prefetti, dai viceprefetti, dalle prefetture loro insieme, eccetera, eccetera. E che cosa ti hanno fatto? Una bella legge, la numero 56 del 2014, la quale, con, diciamo, senza colpo ferire, incostituzionalmente, che cosa fa? Stabilisce che le cosiddette province semplicemente vengono cosiddette aree metropolitane, lasciando inalterato servitù, doveri, ruoli, competenze e quant'altro esattamente come prima. Questo perché è stato fatto? Per una serie di motivi, mai solo per una cosa, un'azione così grave e devastante, non si fa per un motivo solo, si fa per migliaia di motivi, ma il motivo principale è questo, e cioè esautorano e tolgono al potere del cittadino il potere di decidere su un territorio che vale un terzo del territorio nazionale, anche numericamente, come numero di cittadini. 20 milioni di cittadini che non possono più votare per le loro istituzioni. Queste istituzioni non sono state annullate, rimangono, permangono, ma decidono solo in 1670 cittadini super elettori che a cui nessuno ha delegato un cazzo, perché se il potere e il diritto sta in capo a quei 20 milioni di cittadini, sono quei 20 milioni di cittadini che devono ufficialmente conferire in maniera simbolica e anche formale tutto quello che è di loro competenza in relazione a quel potere, a quel diritto. Se non si fa questo in un paese civile, quello si chiama esautorazione, si chiama usurpazione, si chiama alla fine è un tradimento. È un tradimento del dettato costituzionale. Cioè, a questi 20 milioni di cittadini, fra cui ci sono pure io e Giorgio Vitali, è stato tolto il potere di decidere chi cazzo vogliono loro, esattamente come col Porcellum o con l'Italicum che vogliono fare adesso. Quindi questo a dire che qua siamo in una situazione di assoluta illegittimità, in assoluta flagranza di reato, assoluta assenza di qualsiasi diritto, di legge, di qualsiasi osservazione delle norme. Allora, certo, da questo punto di vista, se io calpesto una aiuola anche contro le disposizioni comunali, mi fanno una multa. Perché queste disposizioni vengono prese a tutela generale dell'ambiente, chiamiamolo ambiente, ma anche della salute, no? Perché se faccio cagare un cane in un'aiuola, poi ci vanno i bambini a razzolare. Quindi questo c'ha una logica. La stessa cosa riguarda le istituzioni, cioè non può esistere una istituzione senza la norma relativa. No, perché poi rischia di andare in conflitto con altre norme che invece già esistono. Se chi gestisce l'istituzione è il primo a non osservare le norme, siamo in flagranza di tradimento nei confronti della collettività nazionale. Dei diritti della collettività nazionale. Tu mi tradisci nel mio diritto fondamentale, tu sei traditore, io ti tratto da traditore. Ma sentite che cazzo si sono inventati questi infamoni, come ho detto, di 100 generazioni di troia. Allora, il diritto di voto è un diritto sacrosanto garantito costituzionalmente. Questi hanno tolto a 20 milioni di cittadini questa potenzialità senza richiederne, perché diciamo, l'autorizzazione può essere pure fatto, non è che non può essere fatto, però va prima interpellato attraverso un referendum consultativo per vedere se questi signori, questi 20 milioni, sono d'accordo, perché magari hanno altro da fare, non gli frega un cazzo di andare a votare, eccetera. Allora, se poi la maggioranza prende, concede questo loro diritto, dopo si può gestire e discutere in tutti i modi. Ma sentite come hanno fatto. Cioè, praticamente, esaurati i 20 milioni di cittadini vengono consultati
i sindaci dei circa 160 comuni della provincia di Roma e i loro relativi consigli comunali, per cui questi amministratori locali diventano di fatto e anche nel merito diventano i super elettori di che cosa? Del super comune, per esempio della città di Roma, come, di cui adesso parliamo, ma vale anche per Palermo, per Torino, per Milano, per Venezia, Genova, le 10 maggiori città italiane. Napoli. Napoli, eccetera, eccetera. Allora, che cosa hanno fatto? Hanno imposto per legge, come detto, la legge 56/2014, che il super sindaco deve essere, a prescindere da come andranno le elezioni, queste pseudo elezioni, deve essere sindaco di questo super comune di area città Roma, città metropolitana, deve essere il sindaco di Roma. Non si capisce anche perché deve essere il sindaco di Roma e non il sindaco di, che ne so, di Valmontone. Appunto. No. Allora, ma soprattutto hanno diviso il valore del voto di questi sindaci e consigli comunali in 8 categorie. Praticamente quelli che fanno parte, il sindaco e i consigli comunali, il consiglio comunale, componenti del consiglio comunale di Roma, un uomo vale un voto, mentre per quello per esempio di Manziana, come dicevamo prima, che c'ha meno di 3.000 abitanti, il voto del sindaco vale un terzo di quello che vale il voto del sindaco di Roma Ignazio Marino. Cioè, questo per dire che c'è una sottrazione di diritto indebita, c'è una sottrazione di valore al cittadino, c'è una sperequazione nel valore del cittadino fra l'uno e l'altro, eccetera. C'è una sperequazione fra i cittadini delle rimanenti province che rimangono province e quelli che vanno a votare, i 40 milioni di abitanti delle altre province che vanno a votare, contro i 20 milioni delle supercittà che invece non vanno a votare. Cioè, sì, qui siamo di fronte a un abominio, non un aborto, un abominio. Qui è stato stravolto il senso comune del pudore, il senso comune della logica, il senso comune della filosofia, del concetto, del diritto, dell'onore, di tutto. Qui no, questa è merda allo stato puro concentrato, un elisir di merda. Io concluderei qui ricordando una cosa ultima. Aspetta un attimo. Vabbè, dai, dillo. In questo momento, cioè, quando io sono un cittadino di un certo comune e voto una persona che mi si è candidata, la voto in funzione di un ruolo che questa persona ritengo sia... Si chiama intuitus personae, è un concetto del diritto giuridico e amministrativo, perché io riconosco in quella persona e solo in quella persona, in quell'individuo, le capacità, le risorse, le competenze, i mezzi e quant'altro per poter adempiere a quel compito. Appunto, che io gli ho per assegnato. Gestire i cessi, ad esempio, come hai detto tu prima, di Manziana. Ma questo qui me lo pigliano e me lo fanno fare l'amministratore di un'intera regione, perché la città metropolitana di Roma è come una regione. È come la Val d'Aosta. Appunto. Allora, va detto appunto che noi denunciamo questi signori qua e li cito uno per uno in modo che siano sputtanati, sì, per bene, che sono gli eletti al super consiglio comunale della città metropolitana Roma capitale. Allora, li leggo. Solo criteri clientelari. Certo, no, ma voglio precisare che questi signori qua sono i candidati e gli eletti del Movimento 5 Stelle, il quale, nonostante noi abbiamo segnalato già 3 mesi fa questo fatto, se ne sono strafottuti delle nostre segnalazioni e hanno fatto i comodi loro per mettere il piedino anche loro dentro al portone del potere. Esattamente. Allora, per tornare al discorso, li elenco perché vanno sputtanati per bene. E si chiamano Coratti Mirko, Celli Svetlana, Alessandri Mauro, Califano Michela, Palumbo Marco, Paris Giovanni, Pedetti Pierpaolo, Corsetti Orlando, Sordi Danilo, Boccia Pasquale, Borelli Massimiliano, Nanni Dario, San Pete Antonio, Ascani Federico, Chiavetta Alessio, Leoni Roberto, Servadio Fausto, Burrini Nicola, Proietti Fulvio, Morelli Francesca, Luciani Romina, Ziantoni Maria Stella, Dominici Daniela, Perinelli
Anna Maria, Volpi Andrea, Giordani Massimiliano, Cozzoli Poli Ignazio, Eufemi Carlo, Rubese Eligio, Cacciotti Mario, Dell'Uomo Claudio, Rossin Dario, Rolloni Marco, Sirini Giovanni, Prosseda Valentino, Basili Giovanni, Scarabotti Giovanni, Napoleone Chiara, De Santis Ilaria, Doffizi Lucia, Palazzi Edi, Galli Mario, Spaziani Stefano, Proietti Andrea, Verdi Rossi Giulio, Spacagno Maurizio, Conti Michelino, Lupi Luigi, Dessì Emanuele, Stefano Enrico, De Vito Marcello, Capobianco Angelo, Pucci Antonio, De Sissi Daniele, Mercanti Federica, Checchi Marilena, Manunta Matteo, Galati Andrea, Novelli Valerio, Menditto Dario, Azzuni Maria Gemma, Abbondati Guglielmo, Petrillo Angelo, Tedone Salvatore, Antonelli Simone, Pelliccia Domenico, Pulcini Massimiliano, Del Cielo Roberto, Pennacchi Stefano, Ceccarelli Marta, Salinetti Giuseppe, Proietti Carmine, Verticelli Paola, Silvestroni Marco, Ghera Maurizio, Mattoni Angela, Messa Alessandro, Ferracci Roberto, Colanera Giovanni, Battisti Gianni, Fiorillo Fabio, Ceccucci Maria, Mecocci Andrea, Pizzicannella Alessandro, Correggia Vincenzo, Marchetti Domenico, Priori Alessandro, Pomarici Marco, Fontana Danilo, De Carolis Marco, Flamini Alessia, Poschecci Fabio, Mastracci Massimiliano, D'Alessio Ubaldo, Stefani Angelo, Bruzzano Antonino, Cornacchi Attilio, Gatti Mario, cioè Gatta Mario, nonché Vincenzo Stalteri, presidente dell'ufficio elettorale per le elezioni del Consiglio Metropolitano di Roma, poi Marina Vaccai, componente dello stesso ufficio, Luigino Cornacchia, componente dello stesso ufficio, Paolo Berno, componente dello stesso ufficio, Marco Iacobucci, componente dello stesso ufficio, Andrea Nemone, componente dello stesso ufficio, Maria Rosaria Ricci. Sempre... Sarà parente di quel famoso Anemone che regalava, potrebbe anche che regalava appartamenti senza che quello che riceveva l'appartamento potrebbe essere molto appunto, vicino a lui. Lasciamo, è un nome molto senza che chi riceveva l'appartamento ci abitava ma non sapeva che gliel'avevano regalato. Signor prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro, il commissario straordinario della gestione delle province di Roma nel trapasso fra provincia e area metropolitana, che si chiama Riccardo Carpino o Carpino. Carpino, il nome Carpino. E quant'altri? Soprattutto tutti gli elettori delle pseudo elezioni alla carica di consigliere metropolitano, perché anche i 1670 elettori sono comunque abusivamente, si sono incaricati, introiettati su di loro un diritto che non gli competeva, usurpando il diritto di altri. Quindi, cari amici, se veramente siete stanchi e vi siete rotti il cazzo di vedere e subire, forse se copiate questa denuncia e facciamo vedere che qualcosa vogliamo anche noi, e che noi lo dimostriamo ogni giorno. In ogni caso, voi fateci vedere se veramente volete cambiare qualcosa o se vi sta e bene se no non essere cazzate. Polli da spennare e se no vuoi, non venite a lamentarvi da noi. Vuoi sacrificali da scannare, capri espiatori, come vi pare, insomma. Fate come vi pare, appunto. Il vostro futuro è nelle vostre mani. Esatto. Sempre, solo nelle vostre mani. Sempre nelle vostre mani. E se voi siete nella merda, dipende da voi. Ecco. Ho finito.